Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Oggi nuovo video. In questo video vi faccio vedere il percorso che hanno avuto i miei capelli dalla nascita fino ad ora. Quindi iniziamo. Allora, partiamo appunto dalla nascita. Scusatemi, qui c'ho il cellulare. Allora, qui al lato vi farò apparire la fotografia. Io ora lo sto vedendo dal cellulare. In questa fotografia molto 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 spiritosa, diciamo che già all'epoca mi sparavo un po' di pose. Ho tantissimi capelli, però concentrati solo qui. Cioè, qui ero praticamente quasi calva, solo qui avevo tantissimi capelli. Boh, sono strana. Poi, passiamo ai miei 4 anni. Eccoli qua. E dovete sapere che io di natura non ho i capelli così lisci, magari, tra virgolette, ma ho i capelli mossi. Però, aspettate, da quando sono piccola, quando ero piccola, avevo i boccoli, cioè proprio quelli che uno si fa col ferro, io li avevo naturali, poi non so dove sono andate a finire, però eccoli qua, i boccoli. Beh, la vedete meglio qua sempre. Avevo questi fantastici codini, fatti da mia mamma, presumo, ma avevo, diciamo, una quantità esorbitante di capelli, a parte da come sono vestita in questa foto, ma va bene, erano altri tempi. E avevo i boccoli, cioè potevano restare così, erano bellissimi, invece no. Alla prima comunione, come potete vedere, sempre qui, questi sono i miei capelli asciugati al naturale, quindi sono ricci. Ricci, però è un riccio che quando faccio lo shampoo, infatti quando avevo i capelli un po' più lunghi, non ora perché sennò sembrerò... Se me li faccio adesso ricci, sembro... come si chiama? A parte sembra la mia professoressa di psicologia, per chissà, metta solo un like per questa cosa che ho detto. E, aspetta, come si chiama? Caparezza o Riccardo Cocciante, fate voi. Però quando li aveva un po' più lunghi, tipo fino a qui, più o meno, pure un po' più giù, quando li facevo ricci venivano bellissimi, cioè erano fantastici. Dopo lo shampoo, già quando andavo a dormire e la mattina dopo mi svegliavo, erano che non si capivano, ve giuro, quindi dovevo fare ogni giorno lo shampoo, ogni giorno lo shampoo. Infatti mia mamma, ogni volta che mi faccio lo shampoo, ogni 2-3 giorni. Lo so, è sbagliatissimo, i parrucchieri dicono sempre, ne cadono i capelli, ma io non riesco a stare con i capelli sporchi, non ci riesco proprio. Sempre sempre lo shampoo per farli venire, diciamo, un riccio decente. Ho provato a fare la permanente, infatti se trovo la fotografia la metto sempre qui. Ho provato a fare la permanente e diciamo hanno retto, però la parrucchiera non è stata tanto brava, infatti mi è durata ma qualche mese, nonostante io abbia speso fior di quattrini. Cioè no, io che all'epoca, possiamo sta fotografia, all'epoca non lavoravo, però mia mamma, ho fatto spendere parecchi soldi, però erano veramente, appena fatta la permanente, erano bellissimi, soltanto che lei sbagliò perché mi fece il ciuffo riccio. Io ho sempre portato i capelli ricci con il ciuffo liscio, perché se io mi arriccio il ciuffo, dopo vengono quei capelli bruttissimi, vabbè, avete capito comunque. Sì, la cosa più esorbitante è stato i 4 giorni prima del mio 18° compleanno. Ebbene sì, vi direte che cosa hai fatto e adesso ve lo spiego. Avevo i capelli giù qui, più o meno, sì. Avevo i capelli qui, belli, non li avevo, non era ancora il periodo che li avevo colorati, quindi era prima di quello di quando li ho fatti mogano e quindi tagliati fino a qui. Avevo il mio colore naturale e ho deciso di andare dal parrucchiere e di rasarmi tutta la testa. La foto è qui, 4 giorni prima del mio compleanno. Yeah! Quindi io ho fatto i capelli, rasata tutta la testa, poi avevo questo ciuffo bellissimo fino a qui, che cioè io ho amato quel ciuffo, però quando ho iniziato a farmi crescere i capelli è stato un disastro. Perché io ogni 2 settimane, perché ho la ricrescita abbastanza veloce, soprattutto quando sono corti corti, ogni 2-3 settimane dovevo andare dal parrucchiere, quindi era una rendita in pratica.
ero diventata schiava, quindi ho deciso di farli crescere. È stato un periodo orribile perché se voi non avete mai fatto i capelli cortissimi come li ho fatti io, non potete capire, ma chi li ha fatti può capire benissimo cosa ho passato. Quando crescevano, essendo rasati tipo a 2, mi sembra, o a 3 di macchinetta, si sono pazza, va bene, lasciamo stare. Dopo averli rasati, li ho fatti crescere, come dicevo, e niente, i capelli che sbalzavano di qua, poi giustamente il ciuffo qui era più lungo, poi vabbè, è stato un periodo orribile, però finalmente sono cresciuti e sono così. Sono diventati così e non facevo altro che mettere forcine, mollettine, sembrava un poco, diciamo, la sorella della Giorgia, ma non lo diceva nessuno. Ho iniziato a tingerli. Io adoro i capelli rossi, maledetta Martina Piccu, non guarderai mai questo video, ma sei una maledetta, scherzando ovviamente, perché io volevo i tuoi capelli rossi. Cioè, rossissimi, però non volevo fare la decolorazione, perché so, io non ho mai fatto di tutto i capelli, ma mai decolorati, mai. Ho sempre avuto paura, perché mia mamma mi racconta sempre, ogni volta che io... Se non ci sono ancora, sì. Ogni volta che io, diciamo, parlavo della decolorazione, diceva sempre, io una volta li ho fatti, sono diventata verde. E così, no! Non voglio diventare verde e quindi non ho mai fatto la decolorazione. Questa è l'unica cosa che non ho mai fatto. Per il resto ho fatto tutto: trattamento lisciante, permanente, colori di tutto tipo. Comunque, vabbè, parliamo dei colori. Li ho fatti. Il primo colore che ho fatto era Mogano, erano bellissimi. Vi metto la foto qua. E poi le avevo corti fino a qua, però soltanto, a differenza di adesso, avevo un ciuffo bellissimo che mi copriva tutto l'occhio. Adesso sembrava un poco come si chiama quello di Naruto? Che mi piace, Kakashi, che tiene la cosa qua molto bella, vabbè. E poi ho iniziato a farli rossi proprio perché volevo imitare Martina Piccu e i suoi capelli rossi senza la decolorazione, quindi li ho fatti rossi e sono diventati così. Vedete anche la foto col mio fidanzato, ma va bene. Sotto qua erano rossi rossi, poi andavano verso l'arancione, erano bellissimi, però poi io sono un tipo che mi stanco molto facilmente e quindi li volevo viola. Li ho fatti viola, se trovo la foto io la metto qua, sempre. Li ho fatti viola, erano bellissimi, però giustamente mi scocciavo sempre e quindi poi la mia testa malata, chi mi conosce sa che sono un po' malata mentale, soprattutto quando si parla di capelli, perché io non ho paura di fare le cose, cioè io se voglio andare dal parrucchiere, tipo, che ne so, oggi mi viene in mente, oggi ipotetico, mi viene in mente di fare i capelli corti, cortissimi. Io non è che ci penso 2-3 volte come fanno le persone che piangono per dire no, mi sono tagliata a 2 punte. Sì, Marina, mi riferisco a te se guardi questo video, un bacio. Mi sono tagliata a 2 punte, mi metto a piangere. No, no, io sono contenta se tu mi tagli tutti i capelli. Cioè, sono così. Ci posso fare, sono strana, chiamatemi pazza, vabbè. Però io comunque, quello che mi dice la testa, con i capelli, quello faccio. Ma anche con altre cose, ma... Vabbè, questa è un'altra storia. Poi ero scocciata di tingermi i capelli perché giustamente ogni mese dovevo andare dal parrucchiere e quindi ci vogliono i soldi e quindi sono un poco tirchia e quindi dico vabbè, proviamo a farli diventare il mio colore naturale. Non l'avessi mai fatto perché io avevo in mente fino a 7-8 mesi fa, avevo in mente che poiché avevo il rosso sotto, sono stata per parecchio tempo con i capelli rossi, quindi il mio capello ha proprio, cioè, preso il rosso con sé e fatto suo proprio, perché poi non ho fatto solo tinture, quelle là con l'ammoniaca, ho scoperto l'henné grazie a YouTube è la mia rovina, ho scoperto l'henné e quindi... ho visto che era una tintura naturale, non fa male ai capelli, questo è verissimo, cioè io adoro l'henné. Quindi ho scoperto l'henné rosso, una rovina è stato, perché l'henné rosso è bellissimo, ma poiché io ho i capelli che assorbono di tutto, cioè se ci metti la tinta, una persona normale ci vuole un barattolino di ossigeno e un barattolino di tintura, a me ce ne vogliono 2 e 2.
perché i miei capelli assorbono tutto in 3 secondi. Infatti, una volta rimasi appesa, si può dire? Sì, rimasi appesa con la tintura perché appunto i miei capelli se la mangiavano. Cioè, proprio così facevano. Comunque stavo dicendo l'henné, sì, l'henné è un colore fantastico. Io compravo l'henné rosso, sì, quando era ancora rossa, l'henné rosso, e diciamo che mi piaceva assai il colore che veniva, però appunto mi appesantiva i capelli. A me già sono pesanti, quindi era, diciamo, non tanto una cosa positiva. Infatti, non l'ho fatto più poi per parecchio tempo. Poi comunque, vabbè, volevo tornare il mio colore naturale. Volevo tornare il mio colore naturale, però non volevo aspettare, come sto facendo adesso, in questo periodo, che mi crescessero i capelli. Volevo tutto e subito. E quindi andai dal parrucchiere. Prima di Natale, prima di questo Natale. Sì, voglio ritornare il mio colore naturale, come posso fare? Lui disse: sì, non ti preoccupare, facciamo un castano chiaro in modo tale da spegnere i riflessi rossi. Io dissi testuali parole: mi raccomando, non farmi diventare nera, perché io già sono bianca cadaverica in faccia, poi mi metti pure un colore scuro in testa, divento Morticia. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Indovinate come esco dal parrucchiere? Indovinate un po'? Non l'ho sentita? Scura? Sì. Esco con i capelli neri. Non volevo pagare, mi ha fatto pagare 40 euro una cazzo di tintura, devo bippare questo. 40 euro, sì. Per cosa? Una cosa che non volevo, quindi io da loro ho detto: io la tintura, ciao ciao! Non la vedrò mai più. Infatti sono da dicembre, gennaio, febbraio, marzo, no, l'ho fatti prima di Natale, quindi novembre. Sono 5-6 mesi che io non faccio tintura. Infatti, se vedete bene, ora non si vede tanto per darla perché la luce sfalza un po'. Scusate, guardo là perché non avendo la fotocamera con lo schermo che si ribalta, ho lo specchio di fronte a me. E quindi con le luci, diciamo, non è che si vede tanto, però ho tipo la ricrescita qua. Però avendoli fatti scuri, non è che tanto si vede fortunatamente, però non mi interessa pure se si vede, ma io voglio ritornare il mio colore naturale in modo tale da avere i capelli sani. Ma torniamo a noi. Dopo questo disastro, tra virgolette, dal parrucchiere, io mi vedevo orribile, cioè con i capelli neri, proprio brutta, perché sono già un cadavere io proprio di mio, di faccia. Infatti non vedete che sono colorata, ma è fondotinta, in realtà sono proprio. È un po' più vicino, però questo è il mio colore, cioè sono un povero zombie, un fantasmino, color muro, non lo so. La cosa di tagliarli non è passata, ragazzi. No, non è passata per niente. Infatti, come si vede, adesso ho un fantastico caschetto che non mi piace, cioè non mi piace proprio come sto, ma ho sbagliato. Questo è stato l'unico mio pentimento nella vita da quando ho scoperto il parrucchiere. E che ho le forbici da parrucchiere a casa e quindi è un dramma. Ma questo adesso ne parliamo. Comunque, ho deciso di farli maledetta Eleonora Rocchini di Uomini e Donne, la odio, perché lei ha dei capelli corti, cioè qui, bellissimi, e io ho deciso di tagliarmeli così. Infatti questa è la fotografia che vi metto qua, risalente a un mese fa più o meno. E però a me i capelli crescono così. Già sono qui. Cioè, io avevo i capelli qui. Dopo un mese li avevo già qua. Non li sopporto io i capelli lunghi. Non sono più forte di me. Non sopporto i capelli lunghi. Per me questa deve essere. Non questa qua, proprio brutta. Ma qua, andata a tagliarli dopo il mese scorso. E li ho fatti così. Non mi stanno male, però non mi riesco a vedere. Forse perché ho la faccia tonda, non lo so. Io volevo la frangia,
E questo è un altro dramma della Francia, perché io ogni 2-3 sto a tagliarmela da sola a casa. Fortunatamente non l'ho mai fatta storta, però appunto, visto che ho i capelli che crescono a vista d'occhio, soprattutto se li taglio, la frangetta mi cresceva ogni 2 settimane, quindi ogni 2 settimane dovevo stare con questa cosa a tagliarla e quindi la giravo sempre a ciuffo. Ho fatto un extra bit assurdo. Il parrucchiere però non me lo voleva fare, perché io ho una stramaledetta vertigine qui. E quindi se mi faccio la frangetta si alza, cioè qua è bella piatta piatta, di qua fa così, una cosa tutta sua fa, e quindi non me la voleva fare. Io sono uscita dal parrucchiere, sì, convinta, me la voglio fare. Il giorno dopo mi sono tagliata la frangia ed ero così. Non è tanto male, perché me la posso fare pure adesso, vedete, si può trasformare in frangetta. Eccola qui. Però sembra ancora più le palle, quindi io me la divido, me la faccio così. Ecco qui. Si è stoppata la registrazione. Questo video non sa da fare come tutti i miei video. E niente, la mia storia dei capelli è finita. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare con qualsiasi cosa, anche quale video vorreste vedere. Niente, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché è molto importante. Scusatemi se sono mancata per un mese, ma ho avuto dei problemi di salute e quindi non ho potuto registrare video, ma ora sono tornata e spero di fare almeno 2 video a settimana. Spero di farcela. Vorrei fare anche qualche vlog, soltanto che io la mattina sto sempre a casa a fare, diciamo, le faccende domestiche, perché appunto mia mamma lavora. Però non so se vi può fare compagnia, vedere cosa faccio, magari pure quando vado al lavoro, se vi piacerebbe vedere come modifico le fotografie, come faccio le foto per l'album e cose così. Vedete un po' se vi può piacere, mi farebbe veramente tanto tanto piacere condividere la mia vita con voi. E niente, vi lascio al prossimo video, non vi dimenticate di mettere tanti 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 mi piace per supportarmi e anche di iscrivervi al canale, che ci tengo veramente tanto. E niente, un bacio, ciao ciao.